Quando vi mostro la realtà di Termini, la situazione di tutte le persone che vivono a Termini in condizioni precarie, la gente rimane colpita. Cicalò, ma veramente siamo messi così in Italia? Terzo mondo, quarto mondo, difficoltà eccetera. In realtà poi scopri che basta guardare in altri paesi, in particolare al di là dell'oceano, in posti molto più evoluti di noi, per vedere situazioni molto peggiori, che probabilmente potrebbero essere anche la proiezione di come diventeremo noi. Perciò vedere questi zombie che girano magari per la stazione Termini in preda ad alcol, sostanze, tutte le dipendenze che si portano dietro, non è nulla confrontato a quello che vedremo a Kensington Avenue a Philadelphia negli Stati Uniti, la sesta città più popolata degli Stati Uniti sulla costa est, nonché la più importante della Pennsylvania. Perciò se volete uno sguardo sul futuro di quello che potrebbero essere le nostre città, rimanete e vi mostrerò alcune parti di documenti che ho trovato e che vi racconterò. Perché ho scelto di prendere come esempio Kensington Avenue, che è una strada che passa per Philadelphia e che praticamente nel 90% di questo percorso sopra c'è la metropolitana urbana, cioè quella all'aperto, che copre tutta la strada sotto, perché è uno dei posti dove c'è il maggior numero di morti per overdose ed è una delle zone più depresse degli Stati Uniti, perché ricordiamoci sempre che gli Stati Uniti ci danno una proiezione di quello che potrebbe succedere a noi: usi, costumi, problemi, eccetera. Kensington Avenue è una zona di zombie. Per quale motivo è una zona di zombie? Perché la città, in uno spazio così ridotto, conta oltre 6.000 senza tetto, di cui 1.000 sono in condizioni estreme, cioè vivono in una condizione non compatibile col regime di vita di un essere umano. Perciò vivono, che ne so, sopra una discarica, in spazi che non sono adatti alla vita, un pochettino come succede alla stazione Termini nel sottopasso del Turbigo. E questo è un censimento, non è il dato effettivo, perché di questi 6.000 senza tetto sono quelli che sono stati censiti. Non è molto difficile censirli perché stanno lì immobili, basta vedere le immagini, gente praticamente che vive in uno stato vegetativo, gente che non si accorge di chi ha intorno, gente che ha semplicemente un impulso a rifornirsi di una o più sostanze che fanno sì che il loro vizio venga momentaneamente placato. E sono vite buttate nel cesso. Al di là del numero di morti, perché Philadelphia nel 2020 e nel 2021 ha fatto registrare il record di morti per overdose. Ma qual è il problema di questi senza tetto? Cioè, perché si diventa senza fissa dimora e si vive in uno stato non compatibile con le regole base di un vivere umano, cioè senza scarpe, senza vestiti, senza pulizia, senza bere, senza mangiare, senza fare nessuna cosa che possa distrarli dall'unico scopo che è quello di farsi. Il primo dei problemi, che tra l'altro si sta manifestando anche in Italia, è l'utilizzo degli oppioidi sintetici. In questo caso si tratta di fentanyl. Il fentanyl è il più utilizzato, è il più venduto ed essendo sintetico non ha problemi di produzione e di approvvigionamento, perché a differenza di tante sostanze che soffrono magari anche problemi geopolitici, che ne so, c'è la guerra in Afghanistan, non te puoi più rifornire d'eroina, ci stanno accordi diversi in Sud America con le FARC, perciò abbassano il quantitativo di produzione della cocaina e cala ovviamente quello che tu riesci a procurarti. Invece con il fentanyl tu con $10.000 riesce a produrre 1.000.000 di pillole, cioè investendo $10.000 produce 1.000.000 di pillole, arrivano ad essere vendute a $20 alla pillola. Voi immaginate che margine di guadagno puoi avere per una cosa del genere. Investi 10.000, ottieni 20 milioni potenziali. Ma la cosa più grave del fentanyl è che è una sostanza che viene prodotta a livello medico e si diventa dipendenti dal fentanyl perché viene usato come analgesico, cioè
viene prescritto dai medici quando c'hai un dolore cronico. Dottore, ho il mal di schiena, allora ti prescrivo il fentanyl, prendine una pasticca al giorno e stai tranquillo. Un oppioide che ti fa da analgesico, sicuramente il dolore non lo senti più, ti fa stare bene, ma diventi dipendente. Non a caso la Johnson & Johnson, cioè stiamo parlando di una multinazionale del farmaco, negli Stati Uniti è stata multata per 572 milioni di dollari per aver promosso come sicuri i suoi oppiacei, in maniera ovviamente ingannevole. No, ma tranquilli, prendete gli oppiacei. E tantissimi medici compiacenti sono stati radiati, arrestati, inquisiti, fortunatamente, perché prescrivevano con una facilità estrema il fentanyl e altri oppiacei sintetici. C'erano luoghi dove c'era la fila di persone per avere una prescrizione medica e comprare questa sostanza. Quando se ne sono accorti, hanno chiuso i rubinetti, perciò niente più prescrizioni, niente più fentanyl come se piovesse, diventava molto più difficile procurarselo. Perciò si sono aperti dei canali alternativi, si è aperto il canale della produzione, come vi ho detto, gente che investiva soldi e cercava di produrlo, di sintetizzarlo in proprio e ritornare alle altre droghe. Perché a un certo punto, quando tu hai la dipendenza e io ho possibilità di darti dell'eroina, ti propongo l'eroina. Non è la stessa cosa, perché il fentanyl, essendo sintetico, è 80 volte più potente della morfina e 100 volte più potente dell'eroina. E parliamo di un farmaco che ti prescrivono e che prendi in farmacia. 100 volte più potente dell'eroina, un farmaco. E allora ti meravigli se poi chi lo utilizza sviluppa una dipendenza. L'altra cosa problematica del fentanyl è l'alta incidenza di overdose, perché bastano 2 mg per uccidere una persona. Cioè, 2 mg sono letali per l'essere umano. Poi, ovviamente, c'è chi ne sopporta di più, c'è chi ne sopporta di meno, c'è gente che ci va avanti da anni, ci sono i famosi Highlander. A un certo punto è subentrato anche un altro problema. È venuta fuori la xilazina, e ve ne avevo già parlato nel video di Puerto Rico. La xilazina, che è un anestetico per cavalli fortissimo, perciò ci abbiamo un analgesico da una parte, un anestetico dall'altra, che in alcuni casi è stata utilizzata per tagliare tutte le sostanze, l'hanno iniziata a combinare insieme, xilazina e fentanyl. Il numero di overdose è aumentato a dismisura. Ho visto dei filmati veramente di gente che rimaneva per terra, non riusciva a respirare, perché quello che poi succede a un certo punto, questa sostanza ti porta proprio a un blocco totale della respirazione, del cuore, cioè una morte veramente terribile. E negli Stati Uniti l'80% degli utilizzatori di eroina provengono dal fentanyl, cioè gente che magari per un dolore che non voleva drogarsi, parliamoci chiaro, gli è stato prescritto il fentanyl per risolvere il problema e da lì sono diventati dei tossicodipendenti e sono dovuti andare, per mancanza di prescrizioni, per impossibilità nel trovare altre dosi che di fentanyl, nel mercato nero, sia per trovare altro fentanyl sia per trovare altre sostanze, tra cui l'eroina e la xilazina, che tra l'altro magari trovavano mischiata o con l'eroina o con la cocaina. Tante volte la utilizzavano per tagliarla, tante volte la utilizzavano per potenziarla. E dalla xilazina vengono fuori gli zombie, perché è proprio la xilazina che ti rallenta, ti fa camminare a ciondoloni, ti fa guardare il mondo in una maniera completamente diversa, non ti accorgi chi c'è intorno, sei tra virgolette innocuo da una parte e indifeso, fin tanto che non hai bisogno nuovamente di riattivarti a quella sostanza. Però stiamo parlando di persone che si fanno delle ferite importanti, hanno anche delle patologie importanti e procedono, vanno avanti, magari con i piedi consumati, gli arti rotti, non si accorgono di nulla. A Filadelfia, in particolare nella zona di Kensington Avenue, è consentito vagabondare, dormire sul marciapiede, occupare spazi, perché non è reato. Hanno deciso di fare questo per un semplice motivo: non volevano sovrappopolare il sistema carcerario, nel senso che ci sono talmente tante persone buttate sulla strada, buttate nei giardini, che dormono su materassi, che producono spazzatura, che a un certo punto hanno detto: o li arrestiamo tutti e sovraccarichiamo il sistema carcerario, maggiori spese per la comunità, o tolleriamo che quest'area diventi un'area franca dove loro possono stare lì, frugare spazzatura, cercare di arrotondare in qualche modo per procurarsi queste sostanze. Ovviamente nella microcriminalità poi vengono arrestati se tentano di rapinare o fare altro. Ma essendo una bella fetta di queste persone donne, c'è una grandissima fetta di prostituzione, una prostituzione molto spicciola, molto veloce, inconsapevole, di donne che vivono alla giornata, anche molto giovani, insospettabili,
stabili, tra virgolette, perché il fentanyl non ha colpito solo il ceto medio-basso, ha colpito anche un ceto medio-alto, perché è successo anche a persone con carriere importanti, piuttosto che master, piuttosto che professori, piuttosto che medici, eccetera, che utilizzando il fentanyl per alleviare il dolore cronico si sono ritrovati tossicodipendenti. Alcune persone, come dicevamo, sono insospettabili, poi con il tempo diventa una livella, diventano tutti uguali, diventano zombie, hanno tutti gli stessi problemi, nonostante il ceto sociale era molto più alto e il livello di istruzione era altissimo. Il fentanyl ha fatto breccia anche lì dove le persone erano intelligenti e non sarebbero mai andate di loro spontanea volontà a drogarsi. Poi è normale, c'è gente che è andata sulla droga per i classici motivi: non si sono realizzati nella vita, hanno subito abusi, hanno problemi, hanno scelto di drogarsi per provare, per divertirsi. C'è un'infinità di casistiche, però c'è anche quello che tra virgolette era inconsapevole perché gliel'aveva prescritto il medico. Tra l'altro sembra che strategicamente la xilazina sia più tollerata anche in fase di controlli, perché è una sostanza che tiene sotto controllo questa gente, mentre magari altri tipi di sostanze potrebbero essere più eccitanti. Quello sotto xilazina, o comunque che ha combinato la xilazina con altre sostanze, è più docile, è più indifeso, come vi dicevo prima. Da una parte la comunità lo tollera, come la comunità tollera questa via Kensington Avenue che taglia la città e dove trovate veramente di tutto. Cioè la quantità di spazzatura che trovate in giro, semplicemente perché questi si sono messi a rovistà della spazzatura per trovare anche pochi centesimi o materiale scambiabile, rivendibile, eccetera. La situazione igienica, sanitaria che potete trovare in quelle aree fa paura. Le persone comuni non ci passano. I parchi attigui sono praticamente inutilizzabili perché queste persone gravitano tutto il santo giorno lungo questa via. Si trascinano, non guardano nulla, camminano in mezzo alla strada. Sono anche pericolosi per chi transita lì. Una cosa molto brutta che succede è che, dato l'alto tasso di prostituzione su strada, in particolare le donne, ci sono tantissime gravidanze indesiderate, perché voi considerate già queste non guardano manco se c'hanno le scarpe, figuratevi se usano metodi contraccettivi, di donne incinta che fanno uso di sostanze dannose anche per il feto. Nella migliore delle ipotesi il feto nasce con un problema di dipendenza, oltre alle malformazioni, oltre alle gravidanze che poi a un certo punto si interrompono, oltre al fatto che certe volte tirano fuori il feto già morto. Ed è un problema enorme, perché poi ci sono anche le malattie sessualmente trasmissibili, la scarsa igiene, poi c'è chi ne approfitta. Spessissimo trovi ragazze giovanissime pronte a prostituirsi per cifre ridicole e c'è gente che te viene da fuori apposta per cercarle. Oppioidi sintetici sono riproducibili all'infinito, non avrai mai un problema di raccolto piuttosto che di difficoltà. Che li faccia la casa farmaceutica o che li sintetizzi in casa qualcuno, tu questi ce li hai sempre e hanno questi valori assurdi. Il famoso 100 volte più potente dell'eroina crea una dipendenza assurda, e non è una dipendenza che ti togli ok domani smetto, no adesso basta, che spesso poi sentiamo, per esempio nel video dei termini c'è un ragazzo che dice no da domani smetto, in realtà sono 30 anni che se fa d'eroina praticamente. Sto cercando con tutte le mie forze di farla finita, basta, ma non le farei vedere ad ammazzarmi, cioè le farla vedere non drogarmi più. Certo. Devo fare qualche cambiamento ogni tanto, punto. La cosa ancora più grave è che modificano chimicamente il cervello e tu da lì non esci, diventa cronico. Come ci ha detto lo psicoterapeuta del SERD, la tossicodipendenza è una malattia cronica. Quanto potrebbe evolversi una situazione simile anche nel nostro paese, guardando quello che sta succedendo nei posti, chiamiamoli malfamati, di Roma, al di là delle famose piazze di spaccio. Guardiamo anche il centro di Roma, guardiamo la stazione Termini, lì dove noi oggi abbiamo fenomeni simili, perché il fentanyl ha colpito anche l'Italia, che non abbia i numeri degli Stati Uniti, dove parliamo di 100.000 morti l'anno per overdose. Aumenta la potenza, aumenta la assuefazione, ma aumenta anche la mortalità di questa sostanza. Molto si dice negli Stati Uniti questo aumento di tossicodipendenza sia anche legato, al di là del fatto che te l'hanno prescritto, al di là del fatto che c'hai problemi,
problemi a una maggiore pressione che hanno gli abitanti degli Stati Uniti rispetto alla società che li accoglie. È un po' come gli anni 80, quando si arrivava ad Hollywood, da tutte le parti degli Stati Uniti, per entrare nello star system hollywoodiano, perciò arrivavi a Los Angeles, andavi ad Hollywood, cercavi di fare due bei provini, volevi entrare nel cinema, volevi diventare una star. A un certo punto finivano i soldi, chi reagiva in un modo, chi reagiva in un altro, chi tornava a casa, chi si buttava giù, iniziava a bere o addirittura a farsi di droghe. Questa tendenza adesso si sta sviluppando nelle città più depresse degli Stati Uniti, e non solo, ma anche nelle grandi città, perché anche nelle grandi città ci sono quartieri depressi dove la gente, per tutta una serie di motivi economici, ma anche, come dicevo prima, di divertimento, eccetera, si avvicina sempre di più alle droghe. E l'altissimo numero di abitanti tossicodipendenti non fa altro che creare un problema sempre più ampio al paese che li ospita. Per questo poi le leggi diventano più tolleranti sul vagabondaggio, sullo stare per strada, sull'occupare suolo pubblico, perché non sanno più come gestirli. Allora, prima che succeda questo anche in Italia, ricordiamoci sempre, quando c'è una persona tossicodipendente, non riesce a uscirne, purtroppo noi possiamo fare poco. Devono essere delle strutture che l'aiutano, ci devono essere delle terapie. L'ideale sarebbe che a un certo punto tu le persone le fai uscire da questo tunnel utilizzando le terapie necessarie. C'è chi dice che il metadone è peggio dell'eroina, probabilmente sì, perché è un altro oppioide sintetico, e tanta gente dice: io non me lo so più levato il metadone. E io dico: ma tu a 50 anni te droghi da quando ce n'avevi 15-16 e stai ancora così? Sono vite buttate nel cesso, perché non bisogna solo contare i morti per overdose, vite fatte così, dove solo la dipendenza ti porta avanti, dove tu hai abbandonato lo spirito, il corpo, la famiglia, tutto quanto, sono vite distrutte. È come se tu fossi morto. Poi per la società non sei morto, perché sei sempre una persona, c'hai documenti, potresti votare, potresti fare tutto, ma sei morto per davvero, perché non sei più in grado di fare nulla, non sei più in grado di vivere in un certo modo quando diventi un tossicodipendente recidivo e cronico. Vi ho voluto portare questo altro punto di vista perché, come dicevo, noi ci siamo scandalizzati per termini. Termini non è niente. Kensington Avenue, come strada da sola, si mangia termini 100 volte. E stiamo parlando degli Stati Uniti. Un fulgido esempio mondiale di come dovrebbe essere una nazione. Se anche una nazione come gli Stati Uniti, non stiamo a parlare di Nairobi, non stiamo a parlare delle zone povere del sud-est asiatico, stiamo parlando di uno dei stati più potenti del mondo. E se succede questo negli Stati Uniti, se vengono create zone franche negli Stati Uniti per coloro che soffrono di tossicodipendenza, vuol dire che siamo in un momento difficile e le droghe rovinano le persone. Io l'ho sempre detto, io tutte le persone che si sono rovinate, c'è sta de mezzo la droga, sempre. Nel carcere c'è de mezzo sempre la droga, nei drammi familiari c'è di mezzo la droga, nei senza tetto ci sta di mezzo il vizio, alcol, droga, eccetera. E le famose patologie psichiatriche spesso sono o una conseguenza o sono pregresse e amplificate dalle droghe. Cioè, la povera persona che è solo matta, tra virgolette, è difficile che tu la trovi. C'è, però magari per compensare i suoi problemi prende psicofarmaci, beve sui psicofarmaci, prende le droghe, beve sulle droghe. Ed è questo un po' il discorso dove noi dobbiamo stare attenti, perché, come dicevo, ci sono poi quelli che sono tranquilli e ci sono quelli che sono anche molesti. Termini ci ha insegnato tanto, perché secondo me Termini è la cartina tornasole della nostra società in questo momento, di come si stanno evolvendo certe cose e di come vengono sperimentate diverse cose, perché Termini è anche un trend di quello che poi potrebbe essere riutilizzato a livello di sostanze in altre zone di Roma, no? L'ultima puntata ci hanno detto: mo se prendono il Rivotril, 10-15 pasticche, ci bevono sopra, diventano dei pazzi e il giorno dopo si sono scordati tutto. E io non dico che è un trend, perché dici: abbiamo la cocaina, non la compra più nessuno. No, la cocaina, l'eroina, eccetera, la gente continuerà sempre a comprarla. Sperimentano nuove droghe, arrivano nuove sostanze, costano di meno, costano di più, ti sballano di meno, ti sballano di più, ma la tua vita l'hai buttata nel cesso. E ci tengo sempre a fare questi discorsi, anche se sembrerò rompipalle,
Ragazzi, la droga, l'alcol, tutti questi vizi legati a sostanze, ma anche le stesse sigarette, vi rovinano la vita. Ma proprio la buttate nel cesso. Se volete altri video su altre zone depresse del mondo, come Kensington Avenue a Philadelphia, che è uno degli emblemi degli Stati Uniti problematici, scrivetemelo nei commenti, scrivetemi altre zone. E io cercherò altre zone di riferimento e documentazione relativa a quello che succede in quelle zone per raccontare che non siamo solo noi che abbiamo dei problemi e che dobbiamo stare attenti perché si può finire sempre peggio.